Scolastica non abbiamo potuto fare altrimenti. Invece c'è bisogno che nelle scuole l'omofobia non sia la lotta all'omofobia non sia una materia facoltativa, ma sia una materia di civiltà. Incontriamo anche Paola Concia, che abbiamo intervistato a Piazza Navona qualche anno fa. All'epoca non era sposata, ora è sposata, ma l'ha dovuto fare fuori dall'Italia. Da 2 anni sono sposata. Da 2 anni, insomma, è passato parecchio tempo. Vogliamo chiederle. Non ci si può sposare in Italia se si è omosessuali? Non pensi che anche questo potrebbe essere la base di un'ipotetica, diciamo, sindrome depressiva, oltre che le varie, diciamo, omofobie che esistono? Cioè, questo presidio di eguaglianza, quando è che in Italia si potrà avere? Bisogna averlo a più presto, perché io penso che bisogna impedire che un ragazzo o una ragazza giovane possa pensare che l'essere innamorato o innamorata di una persona del suo stesso sesso possa essere uno sbaglio, un errore, una cosa di cui si debba sentire brutto, sporco e cattivo. Non può essere nella nostra società, in un paese come uno dei più grandi paesi civili del mondo. E quindi è una cosa è una decisione che bisogna prendere. Vogliamo permettere a tutte e tutti di sentirsi cittadini di questo paese? Bisogna fare delle leggi che permettano questo e che impediscano che un ragazzo, in questo caso, decida che il suo modo di amare sia un modo di amare sbagliato, perché Simone si è ucciso perché pensava che non potesse avere cittadinanza il suo modo di amare. Non si può pensare che l'amore, si possa morire perché si pensa che l'amore sia sbagliato. Per amore non si può morire. Grazie a Paola Concia.